Ciao a tutti e benvenuti sul canale, rieccoci qua con un nuovo video e questa volta leggeremo insieme una nuova chat horror chiamata La mia fidanzata è rimasta intrappolata nell'ascensore con un mostro. Ascensore a rimanere bloccato, ok? Si è appena sbloccata una delle mie paure più grandi. Tra l'altro fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra paura più grande in assoluto. Sono troppo curiosa di saperlo. Detto questo, possiamo incominciare. Apriamo la chat con Emma, che penso sia proprio la fidanzata. Emma? Cavolo, ma dove sei? Sto arrivando. Non mettermi fretta, per favore. Non metterti fretta? Ok. Sono soltanto preoccupato di come cavolo riusciremo ad arrivare a casa. Che problema c'è? Ma hai per caso guardato fuori dalla finestra? Beh, sta piovendo un pochino. Nulla di grave. E comunque, non distrarmi. Quindi ti sto anche distraendo. Ti chiedo per l'ultima volta. Stai venendo? Sì! Sto venendo. Beh, mi hai detto questo tantissime volte già. Sbrigati, ti sto aspettando all'università da almeno 30 minuti. Oh, che cavolo. È tutta colpa tua. Oh, che cavolo mi sta succedendo oggi? Cos'è successo? Indovina. Dai, non voglio fare questi giochi ancora. Non è il momento giusto. Soltanto promettimi che non riderai. Sono intrappolata nell'ascensore. Guarda, non voglio ridere. Voglio soltanto farti fuori. Come cavolo hai potuto farlo? Lo sai che sono di già agitato. Senti, non mettermi la colpa per tutto come al solito, ok? Era così difficile per te utilizzare le scale? Sono solo 3 piani. Beh, non difficile. È soltanto che ho visto un'ombra verso il corridoio e mi sono spaventata. Così sono corsa nell'ascensore. L'ombra di chi? Beh, vorrei saperlo. E comunque ero in fretta per colpa tua. E quindi ti sei incastrata nell'ascensore. Contenta? Non mi rompere, ok? Ero spaventata, lo sai. Oh, di certo ho un piano nel caso una cosa del genere mi accadesse, perché ovviamente rimango incastrata negli ascensori ogni giorno, lo sai? Quindi ho dovuto inventarmi qualcosa. Sì, molto divertente. Premi il bottone della chiamata oppure chiedi aiuto. Beh, ho fatto la prima cosa. Niente, il bottone non funziona. E poi non c'è nessuno qui con me. Premilo di nuovo. L'ho premuto. Niente. E poi pensi di rimanere lì fuori? Non penso che riuscirò ad uscire qua nel futuro prossimo. Andrò a casa da solo. Oh, non so neanche perché ti stavo aspettando. Ma stai scherzando? E quindi mi lascerai qua? Che cos'altro dovrei fare? Magari venire su e chiamare qualcuno? E chi potrei chiamare? Tutti se ne sono andati da un bel po'. Beh, non so, uno della sicurezza, per esempio. Ah, sì? Per caso l'hai visto? Beh, non andrò a cercarlo. Lui è strano. Beh, allora vieni tu. Per favore, sono stanca di stare qua seduta. E io sono stanco di aspettarti, ok? Che fidanzato di merda, raga. Senti, cercherò di inventarmi qualcosa. In quale ascensore sei? Sono nella parte nord del palazzo. Dove? Conosci tipo i punti cardinali? Sei seria? Se sei così intelligente, allora rimani seduta nell'ascensore tutta la notte. Buona fortuna, divertiti. Entra nel palazzo, gira a sinistra, l'ultimo ascensore. Sto arrivando, William. Non mi abbandonerai, vero? Beh,
posso lasciarti. E se ti succedesse qualcosa di brutto? Sei una brava persona, ma a volte ti comporti davvero come uno stronzo. In quale piano sei rimasta intrappolata? Come cavolo faccio a saperlo? Beh, approssimatamente. Si è fermato quasi immediatamente, magari tra il secondo e il terzo piano. Ancora non riesco a capirlo. Era davvero così difficile camminare? Smettila! Beh, non lo dimenticherò mai questa cosa. Ti sei spaventata a causa di un'ombra. Dove sei stato tutto questo tempo? Stavo cercando qualcuno, ma non riesco a vedere e sentire nessuno da nessuna parte. Anch'io non ho visto nessuno. Beh, soltanto tu ci stai mettendo così tanto. Beh, allora vieni tu qui. Magari riesci ad aprirlo. Ok, come dici? 2 minuti più tardi. Quindi cosa? L'ascensore funziona. Cosa? Hai girato a sinistra? Sì. Beh, vai avanti verso il corridoio. Ma stai scherzando? Cosa adesso? Mi hai detto che eri qui. Te l'ho detto, sono nell'ultimo ascensore. Ma sei seria? Come diavolo ci sei salita? Sarà vecchio tipo di 100 anni. Beh, non ti arrabbiare. È solo successo. Sento qualcuno. Sei tu? Penso che sono ancora lontano da te. Quindi qualcuno ci sarà lì. Chiamali. Lo sto facendo, ma non rispondono. Ma qualcuno sta camminando verso l'ascensore. E chi potrà mai essere? Se solo lo sapessi. E se fosse quell'ombra? Ah, smettila. Ok, sto arrivando. 2 minuti dopo. William? Ci sei? Sì, sto arrivando. Adesso l'ascensore sembra come se è sceso un pochino. Non è più incastrato? No, qualcosa ci è caduta sopra, o almeno penso. Sono un po' spaventata. Beh, che strano. Che cosa può essere? E se non fosse qualcosa, ma qualcuno? Qualcuno dovrebbe saltare sull'ascensore da fuori? Beh, ok. Accade tipo ogni giorno. Tu pensi di essere divertente, ma quel qualcosa sta cercando di entrare dentro l'ascensore adesso. Mi stai prendendo per il culo in questo momento. Come se avessi qualcos'altro da fare. Urla almeno. Sto urlando. Ma dove diavolo sei stato per tutto questo tempo? Sto arrivando, sono quasi lì. Ha rotto il tetto. William, ho troppa paura. Dove sei? Per favore, aiutami. Non avrei mai pensato che sarei finito in una situazione dell'orrore. Non sto scherzando, sta strisciando. Sto correndo, Emma. Sono lì. Urla qualcosa. Rispondimi, Emma. William, sono qui. Urla. Non riesco. Perché? La mia voce è rotta. Ok, cerchiamo di aprirlo da entrambe le parti. Oh, potrei essere tra i due piani. Non importa. Va bene, ok. L'ho aperto. Tu dove sei? E perché il tetto è tutto aperto? Emma! Emma! No, raga, l'ultimo messaggio non l'ha ricevuto. Mostro è arrivato prima di lui e l'ha presa. Cioè, ha letteralmente aperto il tetto dell'ascensore e l'ha portata con sé. Chissà dove, non si sa. Cioè, aiuto, io voglio sapere che cos'è successo. Comunque raga, spero tanto che anche questo video vi sia piaciuto. Io ho l'ansia in questo momento, sto male. Ma non salirò più su un ascensore in vita mia. E
detto questo, vi mando un super mega bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!